Benvenuti alla prima lezione introduttiva del videocorso di livello base sulla libreria di visione artificiale OpenCV. Il corso avrà 8 sessioni principali, composte da 5-6 video della durata massima di 5 minuti. Il sito di riferimento per il corso è opencv.it, dove trovate il programma completo con le date di uscita dei video. Registrati al sito per ricevere tutti gli aggiornamenti. Io sono Walter Lucetti, ingegnere informatico e mi occupo di visione artificiale e OpenCV dal 2003, quando ho iniziato a lavorare alla mia tesi di laurea. Su YouTube potete già trovare alcuni miei video tutorial su OpenCV. Con questo corso voglio trasmettervi le conoscenze di base su questa libreria e sul mondo della visione artificiale in generale. Come introduzione al corso iniziamo con un po' di storia sulla libreria. Probabilmente sapete cos'è OpenCV, ma non sapete che è nata nel lontano 1999 nei laboratori Intel come strumento di test e di stress per le nuove CPU sviluppate dalla casa americana. Il suo creatore, Gary Braschi, una persona squisita che ho conosciuto nel 2010 durante una conferenza robotica a Shanghai, ha deciso di rilasciarne una versione alfa pubblica l'anno successivo. Tra il 2001 e il 2005 furono rilasciate 5 versioni beta e a Braschi si unì Vadim Pisarevski, dei laboratori Intel russi. Nel 2006 fu rilasciata la prima release stabile, con la versione 1.0. Negli anni successivi Intel uscì gradualmente dal progetto OpenCV, che passò di mano in mano a vari centri di ricerca in tutto il mondo, fino al 2008, anno in cui l'americana Willow Garage divenne l'attuale manutentore insieme alla russa ITCs, sempre sotto le ali protettive di Braschi e Pisarevski. Il 2010 ha visto il rilascio della versione 2.0 con la novità C++. Il supporto di ITCs e la collaborazione di Nvidia hanno portato nel 2010 con la release 2.2 il calcolo parallelo su GPU nella libreria grazie a CUDA. Maggio 2012 ha visto il rilascio della release 2.4. Ormai la maggior parte degli algoritmi ha il suo corrispondente su GPU e l'interfaccia C++ ha raggiunto un'ottima stabilità. Nei prossimi video vedremo come installare e configurare la libreria e realizzeremo i primi software di base. Vi invito a seguire le novità del corso su opencv.it e a supportare gli sviluppi visitando qualche sponsor. A presto!